Amici Niter, amiche Niter, benvenuti in questo nuovo video intervista. Io sono contentissima perché sono con Emma Fassio. Grazie a te, io sono felicissima. Benissimo, faremo questa intervista insieme subito dopo la sigla. Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Ma cara Emma, grazie tante di essere con me. Io guarda, non ti dico quanto sono emozionata. No, io anch'io, grazie a te. Guarda, perché tu in realtà sei, per me, rappresenti un poco una delle prime designer che io ho seguito da quando ho aperto il magico mondo della maglia. Aiuto, no? Mi fai sentire un'anziana diventare tutta rossa, adesso mi commuovo. Questo è fatto apposta, naturalmente. Soprattutto che cola. No, però insomma, io quando mi sono approcciata al mondo della maglia ho aperto questo calderone e i primi nomi che mi sono venuti fuori, ho sempre detto, sei stata tu, è stata Annalisa Dione e la Natasha Sartini, no? Quindi per me adesso vedervi dal vivo, farvi le interviste, per me è una cosa fantastica, quindi sono veramente molto 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 contenta. Grazie Minchina, con tante parole che... Allora, noi facciamo il disclaimer che questo non sarà un video di quelli noiosi, perché io non sono una giornalista e quindi non faremo un video serio. Io che mi sono vestita tutta seria. Ok. Hai fatto male. Va bene. Hai fatto malissimo. Allora, diciamo che io, insomma, chi ti conosce è nel mondo della maglia italiano, sei molto conosciuta, questo è innegabile da dire. Quindi la tua storia, bene o male, è un po' conosciuta da tutti, no? Sì. Tu hai cominciato a fare maglia da bambina, adoperando la tecnica continentale, io pure vorrei dirlo. E quindi insomma il mondo della maglia è sempre stato facente parte della tua vita, però dopo tu hai anche aperto un tuo marchio proprio, sì. un marchio di moda che, oddio, guardavo, sarà più di 15 anni fa. Si chiamava Emma Rev, Rev alla francese, con quell'accentino lì che non si trova mai sulla tastiera. Ok. E che significa sogno, perché io bellissimo. Vivo questo mondo, mi piace il mondo delle fate, un po' sogneggiante, per cui si chiamava Il Sogno di Emma. E per tanti anni ho disegnato, prodotto maglieria tutta made in Italy, con laboratori artigianali, con un design un po' particolare, mi ispiravo molto a quelle che sono le mie origini nordiche, a quello che ho studiato tantissimo durante i miei anni di studio, che è quel design giapponese, quindi ristrutturato, con De Garçon, Yamamoto, sì. E quindi per citare i più grandi, no? Certo, che insomma... Tanto di cappello, mamma ci inchiniamo mia, altro che tanto design, ecco. Esatto, sono... E quindi sì, e poi in realtà... E come è avvenuto questo passaggio? Cioè dal disegnare tu stessa e quindi proporre dei capi già finiti, come è avvenuto il passaggio di decidere invece di insegnare proprio come realizzare il design, no? Cioè quindi... fare in modo non che fosse l'ho più studiato, fruttivo. Nel senso è successo, è venuto. Successo perché sarà 11-12 anni fa, mm-hmm. C'erano i primi Meet Cafe che nascevano in Italia e quindi cosa è successo? La gente mi guarda e dice, ma come lavori? Ma sei così veloce? Ma come fai? Allora da lì qualcuno fa, ma perché non fai un video? Facciamo un video, io tipo timida, aiuto, no? E quindi vedevano come lavoravi ed erano incuriositi. E quindi nascevano anche i primi blog di maglia, mm-hmm, e quindi ho iniziato a scrivere sul... E sì, tra l'altro fa 10 anni, il 9 febbraio, me ne sono dimenticata. Cosa fa 10 anni? Il blog! Mi è venuto in mente adesso. Beh, insomma, una carriera piuttosto... lunga, voglio dire. Allora ho iniziato i primi post, molto timida, non sapevo usare blogger, facevo i primi video dove ero tipo tutta molto rigida, molto seria, perché ovvio. Poi star di fronte, no, mette anche un certo imbarazzo. E da lì è esploso questo magico mondo, per cui qualcuno mi ha detto, ma perché non quello che tu disegni nella tua maglieria non lo trasformi anche per noi che lavoriamo a maglia? E da lì sono nati i primi pattern, anche perché qualche anno prima era nato Ravelry. Infatti, ed è stato una rivoluzione, sì. Voglio dire, io sono arrivata
un po' più avanti, però in effetti questo mondo internazionale, questo portale che ti faceva scoprire questo mondo che non era più solo nella tua cameretta oppure la tua città, quattro persone che vi incontravate, ma centinaia di migliaia di persone che lavoravano a maglia, è una cosa mai successa prima. E per poi la cosa più bella è che ognuno con la propria tecnica, ognuno col proprio stile, con la propria storia, con la propria tradizione. Vero. E quindi si è aperta una finestra sul mondo e ha dato la possibilità anche a chi era un libero designer, quindi indipendente, quella certo, cosa giusta, certo, di poter pubblicare i propri pattern. E quindi da lì ho iniziato a scrivere basandomi su quello che io disegnavo per il mio marchio, certo, trasformandolo, e da lì è nato questo meraviglioso mondo. Emma Fashionetti. Sì, esatto, ecco, esatto, si è mi sono trasformata. Molto bene. Quindi dicevamo quanto quindi è anche stato importante per te l'aspetto sociale della maglia, cioè lavorare a maglia in compagnia, avere un gruppo di persone che erano curiose, che ti seguivano, che ti chiedevano la tecnica. È stato fondamentale. E quindi diciamo in trasposizione posso pensare che questo possa essere molto importante anche per l'aspetto social. Quanto è importante per te? Ah, ho una vita parallela sui social. Ho una vita meravigliosa con tanti cuoricini, amore. Amore, amore! I cuoricini! Pensa che durante una presentazione mi hanno chiamato anche, per chi non la conoscesse, lei su Facebook è la signora Cuoricino. In effetti, diciamo che fotografa molto bene questa cosa dei cuoricini. Noi prendiamo sempre un po' in giro Emma, che mette sempre i cuoricini, sì, e noi sì, mettiamo invece le cacchine. Anche Dolce Marito mi prende in giro. Basta tutti questi cuoricini! Però insomma, diciamo che tu hai trovato un modo di comunicare con le persone che indubbiamente piace e sì, è gradito, perché è gradito, spero, questo tuo modo di essere anche molto gentile, molto accomodante e soprattutto di ascoltare tutti. Cioè tu veramente hai tanta pazienza per ascoltarli, per aiutarli anche, voglio dire. Questo è il social, secondo me, per te è una cosa molto importante, come insomma e anche per me. Sì, no, anche per il social ti permette di metterti in contatto con tutte le persone che stanno a casa loro, cioè per esempio non ci fosse YouTube non potrebbero vederci in questo momento, in questo video, non ci fosse Instagram non saremmo lì a condividere tutte le storie, le avventure, il lato bello della nostra vita, certo, o delle nostre avventure nittose, non nittose, no? E quindi è un modo per metterci in contatto con le persone. Poi io sono in tutta questa mia storia, ti piace condividere? Sì, mi piace condividere, io sono un po' così, nel senso che io voglio sempre vedere il lato bello, il lato positivo. Beh, ma questa è una cosa, è una dote grandissima, invece io ogni tanto sono no, va tutto male. E quindi sono un attimo così. Benissimo, intanto che noi chiacchieriamo il posto si sta riempiendo, e voglio dire, non vedo l'ora di conoscerti, di vederti in forma tridimensionale. Tridimensionale. Quindi sono qua per... Ecco, parliamo anche di questa cosa che tu come me, diciamo, siamo abituate anche abbastanza a viaggiare, no? Quanto ti piace da 1 a 10 questo aspetto della tua vita, cioè incontrare poi le persone dal vivo? Mille. Poi adoro viaggiare, adoro conoscere posti nuovi, mangiare, vedere le persone in contatto, proprio questo riscontro anche proprio dell'abbraccio, del vedersi, del raccontarsi, perché la parte diciamo fisica, reale, certo, della vita è certo, importantissima, certo. Poi, dare poi anche una faccia ai nomi, no? Anche, perché non sempre a volte c'è semplice, la faccia del proprio vicino, certo, all'interno del profilo, hai voglia, e per hai cui voglia, il bello è proprio confrontarsi e vedersi anche di persona, che diventa tutto reale, è vero, meravigliosamente è vero, reale, per cui... Senti Emma, una delle ultime domande, perché qua l'atmosfera c'è, la si sta scaldando, Valentina. Infatti ho un po' paura. Ma allora, quindi, dicevamo, come designer e come maestra di maglia, quale delle due parti tu consideri, diciamo, il tuo core business, quello che tu, è la parte alla quale non rinunceresti mai, la più importante per te?
Bella domanda, posso rispondere a entrambe? Ok, è quello che mi ha risposto tutto sommato anche Alice, perché anche lei diceva le due cose sono come due binari paralleli. Sì, perché non sarei una cosa senza l'altra, nel senso che a volte insegnando una tecnica ti viene in mente un'idea per un modello, e a volte lavorando un modello ti rendi conto che ci potrebbero essere delle soluzioni diverse per realizzare un punto o per trasmettere una tecnica, e per cui viaggiano su dei binari paralleli dove che però ogni tanto si intersecano, quindi esatto. Non sono proprio paralleli, no, non sì, sono esatto, come hanno un andamento esatto. Però hanno tutte e due la stessa importanza, senza l'una non sarei l'altra, perché in realtà nasco come designer e poi ho, per le vicissitudini della vita, iniziato a insegnare, a trasmettere delle tecniche, delle cose. Però poi ho iniziato anche a scrivere i pattern e tramite quelli mi vengono in mente delle tecniche, cioè come trasmettere alcune tecniche, per ho cui capito. Perché nulla si inventa, tutto no, si va, no, nulla appunto, si inventa, le, no? Mia una pia illusione di inventare qualcosa. Ci collettivo, l'inconscio collettivo. Molto junghiana questa cosa. No, ascolta Emma, parlando appunto del design, c'è una figura ideale di donna alla quale tu ti ispiri, o diciamo meglio, più che tu ti ispiri, alla quale tu dedichi la creazione dei tuoi pattern? Cioè hai in mente una figura ben precisa oppure segui delle idee completamente anarchiche, ispirazioni sul momento? Perché sono curiosa. Anarchia totale. Perfetto. No, anarchia totale, nel senso c'è un momento in cui tu stai lavorando un progetto, mentre lo lavori ti viene in mente un altro progetto, perché nascono degli elementi all'interno di quel progetto. Poi i miei modelli ispiratori, vabbè, sono molto nordici, per cui amo la linearità, la semplicità, quello che fa molto parte anche della mia cultura, di come sono cresciuta, sì, no? Sì. Però poi adoro quello che è la passione, la parte mediterranea di me, no? Per cui sei un bel misto, sì, voglio dire, esatto, un bel misto. Esatto, quindi ogni tanto dei problemi di identità. Ho capito! Scherzo, una battuta questa, mi sembra troppo seria, no? Che... Sì, ma sono molto seria, chi mi conosce lo sa. Esatto. In effetti, volevo sdrammatizzare. Bene, bene, bene. Ascolta, senza fare nomi, ma c'è o ci sono dei filati che tu prediligi lavorare o che ti attirano, li guardi in un dici, non so, io tipo per esempio una passione smodata per il tweed, no? E questa è cosa nota. Anch'io il tweed. E per il cashmere, ma questo è un altro discorso. Sto per però tutto ciò che è coccoloso e morbidoso. Quindi merino. No, in realtà, se vogliamo fare le principesse, anche a me piace il cashmere, burroso, coccoloso. Insomma, il cashmere è difficile che non piaccia. Il tweed lo adoro. E poi amo anche tantissimo quelle che sono le fibre grezze nordiche appena tipo filate, le lane secche sì, sì. Là, sì. anche se pungicchiano un po' perché mi ricordo, posso raccontare questa mamma mia, siamo qua per quello. Oddio, io passavo l'estate in Svezia dai miei nonni in campagna e lì vicino con gli zoccoli e quelli mi è sempre rimasto con gli zoccoli e passavo l'estate con le zoccoli e ancora adesso ci vivo, esatto, e praticamente lì vicino c'era un centro Steiner e avevano lo shop, e lì facevano tutte le tinture naturali dei filati che loro filavano. Bellissimo. Per cui mi facevo fare da mia mamma questi maglioni di queste tinte naturali bellissime, dai lilla ai verdi, e pizzicavano. Però ho questo legame affettivo con questo tipo di materia, insomma, esatto. Ecco, sì, assolutamente. Sì, ascolta, ma senza sbilanciarti troppo, ci puoi raccontare qualcosa dei tuoi progetti futuri? Hai qualcosa che bolle in pentola? Oh, sì. E in realtà è un po' per festeggiare anche i 10 anni sto diventando tutta timida, vedete che sto facendo tutta la... E io sono qua apposta. per festeggiare questi 10 anni di blog, ci sono delle evoluzioni. Diciamo che posso dire tra una decina di giorni, spero che sia tutto... Ok, questo penso che sarà già uscito tra una decina di allora, giorni. Allora, se... aiuto!
visitatevi sul sito e lo scoprirete. Molto bene, andate a visitare quello che Emma ha preparato sul sito e mi raccomando, per adesso io qui non so nulla perché è una sorpresa, ma voi quando sarà vedrete il video sarà già tutto quanto fuori. Mi sono emozionata. Ma facciamo bene. Senti Emma, allora grazie tante di aver partecipato a questo piccolo spazio, le spritz interviste di Valentina. Dai, bellissimo, adesso sono qua. Mi raccomando, per chi non la conoscesse ancora, ma tutti la conoscono, in ogni caso nell'info box tutti i canali di Emma dove contattarla, tutto quanto. E noi vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima spritz intervista e mi raccomando, nel frattempo sferuzzate più che potete. Un'ultima cosa mi sono dimenticata, grazie a Wool Crossing e a Federica Giudice che ci hanno permesso lo spazio di questa intervista. Avrei dovuto ricordarmelo prima, ma sono un po' tonta. Ciao, grazie. E grazie a te, Vale. Grazie, ma veramente. Grazie. Ciao.